Bentrovati, ad ora TG, il capo della polizia Franco Gabrielli a Catania, oggi per rendere omaggio all'ispettore di polizia Filippo Raciti. A 10 anni dalla tragica scomparsa, la cerimonia si è svolta a Palazzo degli Elefanti. Sentiamo Daniela Cantarella. È tornato a Catania il capo della polizia Franco Gabrielli, che appena 3 mesi fa aveva raggiunto il capoluogo etneo per inaugurare il commissariato di Librino. Stamane il prefetto Gabrielli si è unito al sindaco di Catania Enzo Bianco e al questore Marcello Cardona per onorare alla presenza delle massime autorità cittadine e delle istituzioni locali la memoria dell'ispettore Filippo Raciti. A 10 anni dalla scomparsa del poliziotto, avvenuta quel terribile 2 febbraio 2007 durante la guerriglia urbana in occasione del derby Catania-Palermo, la presenza del capo della polizia assume il valore di un messaggio storico non solo per il comune etneo ma per l'intero paese. Raciti è morto, afferma Gabrielli, ma in realtà non morirà mai per l'esempio che ha lasciato a tutti noi. Non muore mai attraverso chi gli ha voluto bene, attraverso chi intraprende ogni giorno lo stesso percorso, chi in nome degli ideali per i quali queste persone sono morte continuano a riaffermarle in ogni momento, in ogni circostanza. Mi ha fatto un enorme piacere che il sindaco abbia annunciato questa iniziativa, perché sensibilizzare i giovani, andare nelle scuole, spiegare che la violenza non è mai uno strumento di relazione accettabile, che porta soltanto del male, della negatività, e poi, come dicevo prima, abbinare violenza a sport credo che sia una delle cose più aberranti che ci possano essere. Presenti alla commemorazione i parenti dell'ispettore Raciti, la moglie Marisa Grasso e i figli Fabiana e Alessio. È un impegno nell'educare alla memoria e consegnare dei valori che mio marito ha difeso e ha creduto ai ragazzi di Catania, e quindi per noi, ecco, questo cammino di educazione, di civiltà, non che può farci solamente bene. Speriamo sempre che il grande sacrificio di mio marito sia servito per portare veramente a un cambiamento e alla cultura della non violenza, soprattutto negli stadi, dove le porte si devono aprire ai ragazzi a vivere una giornata tranquilla, spensierata, e non a dimostrare solamente inciviltà e violenza. L'operazione antidroga della Guardia di Finanza di Catania, cocaina dal Piemonte alla Sicilia, bloccato al casello di San Gregorio. Un corriere aveva con sé 1 chilo di polvere bianca che avrebbe fruttato, secondo le stime, 70.000 euro. Ma sentiamo tutti i particolari. Importante operazione delle Fiamme Gialle di Catania, che hanno arrestato un uomo originario della provincia di Torino dopo averlo sorpreso con addosso oltre 1 chilogrammo di cocaina. Pare che l'uomo fosse un corriere della droga e l'operazione scaturisce dall'intensificazione del dispositivo di controllo economico del territorio attuato a contrasto dei fenomeni illeciti che interessano le arterie stradali e i punti d'accesso alla città. Lo scorso 14 febbraio i finanzieri del nucleo di polizia tributaria del gruppo di Catania hanno imposto l'alto e controllato successivamente un Opel Zafira che, proveniente da Messina, transitava dalla casella autostradale di San Gregorio. A bordo Michele Todaro, 51 anni, con precedenti specifici per stupefacenti. Il chiaro nervosismo palesato dall'uomo mentre i finanzieri ispezionavano la sua auto hanno subito destato sospetti. Si è passati quindi alla perquisizione personale di Totaro, al quale addosso è stato trovato un involucro confezionato con cellofan e nastro da imballaggio contenente la sostanza stupefacenti, poi risultata cocaina. L'uomo è stato quindi tratto in arresto e associato alla carcere di Piazza Lanza. Se smerciata, la droga sequestrata e destinata al mercato della provincia di Catania avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio oltre 70.000 euro. E la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta conoscitiva a proposito di immigrazione sugli interventi in mare per soccorrere migranti da parte di ONG nel canale di Sicilia. E così il procuratore Carmelo Zuccaro, intervistato da Repubblica, dice: spiega, vogliamo capire cosa ci sta dietro alle organizzazioni umanitarie che in questi anni sono aumentate in modo esponenziale, vengono, e da dove vengono in particolare tutti questi soldi che hanno
a disposizione, soprattutto che gioco fanno. Secondo un rapporto di Frontex, l'Unione Europea e i migranti verrebbero date chiare istruzioni prima della partenza sulla direzione da seguire per raggiungere le imbarcazioni appunto di soccorso, le cui navi spesso si spingerebbero vicino alla costa libica come dei taxi, ipotizzando presunti contatti con scafisti. Adesso a Catania una misteriosa moria di uccelli ha portato a chiudere, transennare parte di Piazza Europa. Sentiamo Daniela Cantarella. Quasi 300 uccellini caduti stecchiti nel giro di 20 giorni in centro a Catania. L'improvvisa moria, ancora inspiegabile, ha finora interessato solo due zone cittadine, Largo Bordighera e Piazza Europa. Gli spazi sono stati transennati per segnalare ai passanti il problema, spiega l'assessore all'ambiente Saro D'Agata, ed evitare per precauzione che anche i cani possano entrare in contatto con i piccoli volatili di cui non si conosce ancora la causa di morte. Gli esemplari colpiti dal male ancora non identificato appartengono alla specie degli storni, piccoli uccelli migranti che stazionano numerosi sui ficus dal tramonto all'alba. Ad ali spiegate o colti nel sonno all'improvviso se ne trovano a centinaia sui prati della piazza in città. Probabilmente esclusa l'ipotesi di aviaria dagli esami microbiologici, si pensa adesso a motivazioni tossicologiche o di avvelenamento. Non si tratta di un caso isolato alla nostra città, spiega l'assessore D'Agata. Simili episodi si sono registrati anche in altre parti d'Italia e all'estero. È per questo che nelle indagini volte a capirne la causa sono coinvolte diverse regioni. È un fenomeno che noi stiamo attentamente monitorando e si stanno verificando attraverso l'ASP veterinaria e coinvolgendo in questo tipo di analisi anche gli istituti zooprofilattici per verificarne la causa. È una causa ancora in fieri, sono stati coinvolti anche altri istituti zooprofilattici di altre regioni, siamo in attesa dei risultati. Devo dire che il fenomeno si è un po' in questi ultimi giorni attenuato, cioè come quantità sono di meno, e però viene costantemente monitorato con l'invio per l'appunto delle carcasse di questi uccellini agli istituti specializzati, gli istituti zooprofilattici, per verificarne la causa. È un fenomeno fra l'altro comune, a quanto a noi risulta, ad altre regioni. Quindi si tratta di approfondire e verificarne in pieno la causa, se è di origine virale o se è di origine tossicologica. Mi diceva che però non si tratta forse di epidemie tipo aviaria. Questo ancora con certezza non è possibile dirlo, però ripeto, è probabile che non lo sia. Si stanno monitorando costantemente questi fenomeni sia a Catania sia in altre regioni dove si sta verificando, e verificheremo sulla base di questo poi se è il caso di assumere dei provvedimenti o meno. Quindi le due piazze rimarranno transennate? Sì, saranno transennate per evitare che altri animali tipo cani e altri possano arrivare lì e mangiare queste carcasse di uccelli. Ancora la cronaca: sotto falso nome un catanese sfuggito all'arresto la scorsa estate aveva preso in affitto un terreno nelle campagne di Enna, Centuri, per coltivare 160 piante di marijuana, scoperto nell'agosto scorso con l'arresto di due coniugi che si occupavano della coltivazione. Antonio Consoli, di 45 anni, si era dato alla latitanza ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Nicosia. Dovrà rispondere di detenzione, coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, sostituzione di persona, contraffazione, ricettazione. La coltivazione avrebbe fruttato oltre 800 kg di sostanza stupefacente. Dopo la sua fuga i carabinieri hanno pedinato i familiari fino a quando è stato individuato a bordo di un'auto vicino Catania e dunque bloccato. E andiamo adesso a Pedara in prima linea per la solidarietà. Al via l'iniziativa Il Pasto Buono: bar, ristoranti e supermercati donano le eccedenze del giorno ai più bisognosi. Sentiamo.
Pedara, tra i primi comuni italiani ad attivare il servizio di raccolta e distribuzione alle famiglie bisognose del paese del cibo invenduto di bar, ristoranti, gastronomie, panifici e pizzerie. Si tratta del progetto Pasto Buono, il cui regolamento è stato approvato lo scorso anno dal Consiglio Comunale, che mira a soddisfare i bisogni di chi ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Sono i volontari della Misericordia che i giovedì a pranzo e cena girano la cittadina con questo furgoncino per ricevere dalle mani dei somministratori che hanno aderito all'iniziativa quanto rimasto sui banconi e poi provvedono alla consegna. Con loro ieri sera il sindaco Antonio Fallica, l'assessore ai servizi sociali Francesco Laudani e la consigliera comunale Maria Chisari, che ha lanciato l'idea. Donati oltre 10 kg di prodotti di giornata ancora freschissimi che altrimenti sarebbero finiti in discarica: pane, polli allo spiedo, contorni, dolciumi, tavola calda e colazioni. Io vorrei che fosse una cosa anche più, diciamo, più continua, cioè non solo un giorno alla settimana, ma un po' di più, perché capita purtroppo spesso che insomma qualcosa rimane e non è giusto buttarlo. Noi nel nostro piccolo facciamo qualcosa, però così è meglio, perché si è organizzati e quindi si mira alle persone in maniera più oculata, grazie al comune. In serata tutti gli alimenti ancora caldi sono stati porzionati e poi distribuiti in base al numero dei componenti di ciascuna famiglia, una quindicina i nuclei, molti con figli anche piccoli, che ogni giovedì ricevono questo sostegno. Si tratta di persone che ne hanno fatto richiesta al comune presentando il loro ISEE e che sono seguite dai servizi sociali. Ad ognuno dei commercianti coinvolti, attualmente una decina, ieri sera il primo cittadino ha consegnato un adesivo ed esporre in vetrina che certifica l'adesione al progetto. Il comune ha cercato di combaciare la domanda e l'offerta in maniera molto semplice. Di fatto noi certifichiamo che le persone a cui vanno questi beni alimentari sono persone che ne hanno realmente bisogno. I commercianti appunto mettono il loro surplus giornaliero e riusciamo così a gestire un percorso virtuoso dove diamo risposte sul territorio. Un gesto molto importante, una conferma del senso di appartenenza a una comunità dove i commercianti, quindi il tessuto economico, sta dimostrando di voler contribuire e attenzionare le problematiche sociali. Un'iniziativa che nasce come? Ho semplicemente messo insieme quelle che sono le proposte per niente che erano nate nel 2012 dal Parlamento Europeo a Strasburgo, la legge di stabilità del 2015 come leve normative, e ho messo insieme un progetto. È un regolamento che potesse soddisfare tante famiglie che a Pedara hanno bisogno in maniera regolarizzata. Quindi è l'intero Consiglio Comunale, devo dire, che ha sposato questa iniziativa. Adesso ancora alle terme di Santa Venera al Pozzo da Cicatena, ce ne siamo occupati nelle precedenti edizioni e sul rilancio turistico mancato abbiamo sentito invece questa volta l'assessore regionale Anthony Barbagallo. Ieri abbiamo dato la notizia del mancato rilancio del parco archeologico delle Terme Romane di Santa Venera a Pozzo, di Contrada Reitana, nel territorio di Cicatena, nonostante buoni propositi da parte della politica regionale e locale di riorganizzare, rendere fruibile il sito polo attrattivo di un progetto ben più ampio di filiera turistica tra i comuni del comprensorio acese. Il trasferimento degli amministrativi e l'assenza di un serio progetto promozionale cancellano di colpo ogni prospettiva di rendere turisticamente appetibile questo polo museale. Oggi sulla vicenda interviene l'assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo. Io credo che Santa Venera al Pozzo è stata e rappresenta una delle eccellenze della promozione culturale della regione siciliana. Il turismo internazionale passa dalla valorizzazione di siti come questo, quindi credo che la regione non può permettersi di spostare l'attenzione su altre esigenze, quindi Santa Venera al Pozzo rappresenta una priorità, quindi io personalmente mi farò promotore con il mio collega dei beni culturali, col polo museale, con la gestione ordinaria dei beni culturali, affinché, come dire, venga ripristinata la situazione quante, perché veramente è un punto di debolezza nell'offerta turistica che non possiamo permetterci. Ci vorrebbe un archeologo, ma anche un botanico, perché lì c'è un'area di 90.000 metri quadrati con della vegetazione particolarmente, che sarebbe da promuovere in qualche modo. Io credo che ci vorrebbe, oltre a queste figure, anche una promozione turistica fatta con raccordata con le guide turistiche, con chi è che parli bene la lingua, in modo da mettere e consentire ai turisti che vengono, anche quelli stranieri, di offrire una fruizione completa del sito. Sull'anfiteatro, che è pronto dal 2015 e non si capisce perché non si voglia inaugurare o non si possa inaugurare, la situazione com'è?
Io credo che tutte queste domande vanno rivolte al responsabile del procedimento, a chi è che ha collaudato l'opera e chi è che formalmente segue le procedure. L'assessorato regionale al turismo si occupa della valorizzazione dei siti. Non appena arriveranno l'autorizzazione di rito, come già avviene per gli altri anfiteatri di pietra della regione siciliana, l'assessorato regionale al turismo si occuperà di promuoverlo e di inserirlo nei circuiti. Io spero che quanto prima ci mettano... Posso sollecitarlo però? Assolutamente sì, ed è un impegno che prendo. Io spero che quanto prima ci mettano nelle condizioni di valorizzarlo, perché rappresenta per la regione siciliana e per l'assessorato al turismo un'eccellenza. Allora, la pagina sindacale: carenza cronica di uomini e mezzi nelle carceri e nelle caserme, in ginocchio polizia penitenziaria e vigili del fuoco di Catania. Sentiamo. Polizia penitenziaria e Vigili del Fuoco di Catania soffrono di croniche carenze di organico e di mezzi, e questo è il dato più allarmante emerso stamattina nel corso del terzo congresso territoriale della FNS Federazione Nazionale. Il segretario uscente Antonio Sasso ha snocciolato dei numeri che rendono indispensabili interventi al più presto. Sì, effettivamente abbiamo una carenza di organico e una vetustà dei mezzi di servizio. Purtroppo questa carenza di unità ormai ce la stiamo portando da anni. Si cerca in tutte le maniere di potenziare Catania dal punto di vista dell'organico, ma di potenziarlo anche dal punto di vista dei mezzi di soccorso, perché sappiamo benissimo che in particolar modo nei Vigili del Fuoco il mezzo di soccorso è un mezzo pesante, quindi con delle attrezzature particolari. Questo mezzo di soccorso aiuta la cittadinanza, quindi più mezzi di soccorso nuovi abbiamo con personale giovane, si presume che sia giovane, e questo aiuterebbe sicuramente non solo il comparto dei Vigili del Fuoco ma anche la cittadinanza. Mentre dal punto di vista della polizia penitenziaria, effettivamente anche all'interno delle carceri abbiamo molte carenze di organico. Ci sono problemi, questi sono di carattere generale, quelli della carenza degli organici e dei mezzi, ma Catania, in ragione della particolarità del territorio e anche dei grandi interventi che si fanno, dei numerosi interventi che si fanno, necessita di un'attenzione particolare. Quindi ci faremo carico di rappresentare all'amministrazione dell'interno e a quella della giustizia di rispondere, nonostante le criticità di sistema che ci sono, a questa particolare situazione di Catania, perché Catania, come sentivo prima anche dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, è una delle città, forse l'unica città industriale di rilievo rimasta nella Sicilia. E sempre per la pagina sindacale, servizio rifiuti a rischio ad Acireale, operatori ecologici in protesta questa mattina contro ritardi e inadempienze contrattuali, però minacciano lo sciopero. Sentiamo Salvo Cutuli. Assemblea degli operatori ecologici che stamani hanno tenuto un sit-in di protesta in piazza Duomo ad Acireale, una cinquantina di tute arancione aderenti alle sigle sindacali UGL Fiadel sui 120 in servizio, rivendicano gli scatti figurativi e la corretta consegna della busta paga mensile, denunciando incomprensibili ritardi. Una protesta alimentata dal mancato incontro all'ufficio provinciale del lavoro, che aveva richiesto un confronto tra comune e l'azienda Telecrea e i sindacati per chiarire le rivendicazioni dei netturbini, decisi a battagliare sino in fondo su questa vicenda. Al momento la protesta si è limitata ad un sit-in assicurando il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti. In futuro non si escludono scioperi e blocco delle turnazioni, non una buona notizia a due giorni dal carnevale. Rivendichiamo che ci mancano chiamate scatti figurative e una chiamata in busta paga che ci dovrebbero dare di 77 euro e rotte, e non li vogliono mettere. Si dice oggi ce le diamo, domani ve le diamo, questo mese, quell'altro mese, sono passati 5 mesi e ancora non li danno. La busta paga invece noi di riceverla, questa è un'altra questione. Giorno 15 quando ci danno gli stipendi, ce li danno giorno 30, giorno 2 dell'altro mese, e se una persona, un operaio deve fare un finanziamento, un mutuo, la qualsiasi cosa, come lo fa? Ne manca tutto cose, scatte figurative, 5 mesi che ne devono dare gli scatti figurativi, il comune non le riconosce, la ditta neanche, e siamo capo a questo motivo. Le rivendicazioni contrattuali dei netturbini sono state sottoposte all'assessore dell'ecologia Francesco Fichiera nel corso di un incontro dal rappresentante della FIA del Carmelo Condorelli. Abbiamo appreso che il comune non ha ricevuto la convocazione da parte dell'ispettorato del lavoro il 10 di febbraio, per cui dice non sapeva di questa convocazione, il che ora noi stiamo rifacendo di nuovo la convocazione, chiedendo all'ispettorato del lavoro, se è vero quello che dice l'assessore, di stare attenti
che la convocazione arrivi. Comunque noi abbiamo rivendicato, abbiamo detto all'assessore quello che non andava. Praticamente la Tegra da 3 mesi che ha preso servizio ad Acireale e da 3 mesi che abbiamo problemi con gli stipendi, tranne l'ultimo perché, guarda caso, una volta convocato i sit-in hanno pagato puntualmente la prima volta in questi 3 mesi. E poi abbiamo contestato che non ci sono i versamenti a fondo FASDA, cioè che l'azienda è inadempiente contrattuale. Si tenta di ricucire lo strappo determinato a quanto sembra dal fatto che né il Comune né la Tecla abbiano ricevuto la convocazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro. Prendiamo atto di alcune rimostranze sindacali che attengono al mancato riconoscimento di quello che viene definito uno scatto figurativo. Non sappiamo ancora esattamente giuridicamente che cosa sia questo emolumento. I lavoratori lo rivendicano come una parte dovuta della loro retribuzione. Se così il Comune, ma già in tempi non sospetti, nelle sedi opportune, ha manifestato un atteggiamento assolutamente laico dicendo che se dovuto il Comune è pronto a fare la sua parte di appaltatore nei confronti dell'azienda, ma ancora oggi questa certezza non c'è. E restiamo ad Acireale perché alle 19 oggi in cattedrale ci sarà la presentazione del 12° volume Quaresima per Fannulloni alla scuola dei Santi, all'incontro moderato da Andrea Romeo, presidente parrocchiale di Azione Cattolica, gli interventi anche di Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, e Monsignor Guglielmo Giombanco, vescovo eletto di Patti. Il libretto intende essere uno strumento teso ad arricchire il cammino di fede della Quaresima. È tutto, ci fermiamo qui per questa edizione Io la TG, che potete seguire anche attraverso il sito internet www.retv.it e la pagina Facebook. Grazie di averci seguiti, adesso le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da... Il centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIME, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83. Le previsioni meteo per la giornata di sabato 18 febbraio, cielo soleggiato su tutta la Sicilia, mari calmi, venti moderati. Le temperature nell'isola oscilleranno da 0 a 19 gradi, a Catania e provincia 7 gradi la minima, 18 la massima. Il meteo è offerto da... Il centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIME, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83.